è una Renault 18? Per puro caso direi, visto che non è sicuramente la macchina dei miei sogni, anche se mi è sempre stata simpatica per quell'aria diversa e forse anche per il modellino della maggiorette che mi avevano regalato quando ero piccolo. Perché e come quindi sono entrato in possesso di quest'auto ormai scomparsa dalle nostre strade da tempo? Bene, ve lo spiego. Prima però vi chiedo di mettere un like così da aiutare la diffusione del video. Ricordate la moto che ho preso la scorsa estate, quella simpatica e rara Yuzhong Carion che mi ha accompagnato nel mio periodo di recupero? Gli abbonati a Pirata Design, grazie a un video a loro riservato, sanno da tempo che non è più in mio possesso. Questo perché l'ho venduta a marzo di quest'anno. Ma poco prima di venderla, stavo per permutarla proprio con questa Renault 18. L'operazione però non è andata a buon fine. E la 18 è stata a riposare in un box per altri 3 o 4 mesi e il mio Carion, intanto, ha cambiato proprietario. A giugno di quest'anno sono venuto a sapere che la 18 era ancora in venduta e sono stato invitato ad andarla a vedere. Così, nella calda mattinata di un sabato dei primi di giugno, più per curiosità che per la volontà di acquistarla, sono partito per andare a conoscerla. E così l'ho trovata, impolverata, ma in ordine. Dentro al box nel quale era stata ricoverata a ottobre del 2023, da quando il suo primo e unico proprietario novantenne, che l'aveva acquistata nuova a maggio 1982, a causa di un improvviso problema di salute, non riusciva più a guidarla, come aveva fatto quotidianamente per oltre 40 anni. Qualche settimana dopo, il signore in questione è venuto a mancare e dopo le consuete discussioni familiari che si fanno in queste circostanze, gli eredi hanno deciso di venderla. E così la vettura è stata inserzionata nei consueti canali della rete. Quel sabato mattina, grazie alla disponibilità del nipote del proprietario, l'abbiamo tirata fuori dal box e ho avuto modo di analizzarla. La 18 in oggetto è una 1400 GTL del 1982, appunto, di colore beige pastello 148, ed è sicuramente tenuta bene, anche se non impeccabile. Qualche segnetto di carrozzeria. Soprattutto una leggerissima toccata sulla fiancata destra, dovuta, come appurato, ad una strusciata contro lo stipite del garage, qualche leggero bollino di ruggine, facilmente recuperabile, qualche segno sui paraurti, ma nel complesso, per essere una ultra quarantenne utilizzata quotidianamente nel traffico urbano da un anziano, è decisamente una buona auto. Anche l'interno si presentava bene, ben conservato, mentre mi ha lasciato un po' perplesso il vano motore. Questo era decisamente sporco, soprattutto di olio e residui di vapori che avevano ricoperto qualsiasi superficie. A causa del lungo fermo, la batteria non riusciva a farla partire, ma grazie a provvidenziali cavetti l'abbiamo messa in moto e il motore girava bello allegro, anche se un po' rumoroso allo scarico. Ho notato subito un piccolo spruzzo d'acqua che zampillava dal tubicino del recupero liquido che dal radiatore va alla vaschetta di espansione e ho notato che questa era completamente vuota. C'erano evidenti tracce di perdite di liquido e questo mi ha allarmato anche perché il radiatore era nuovo e solitamente quando su un vecchio usato si trovano questi indizi, spesso c'è qualche problema all'impianto di raffreddamento e spesso ci può essere qualche problema alla testata. Quindi, mentre continuavo a studiare la macchina, ho monitorato con una certa attenzione l'escursione della temperatura, che in effetti, in poco meno di un minuto, era già salita a 90 gradi quando è scattata la ventola. Questo fatto mi ha allarmato perché stavo già ipotizzando problemi di testata, ma ho anche notato che la poca acqua nel circuito non andava in pressione e che all'interno della vaschetta non c'era emulsione. Quindi, almeno apparentemente, scampato pericolo. Nel complesso la macchina mi è piaciuta, ma non ero certo di volerla prendere, anche perché di lavori da fare ce n'erano tanti, e visto che ancora in lavorazione la 126, mi sembrava poco sensato metterne in cantiere un'altra. Stavo quindi per salutare e andare via, quando il ragazzo che me la stava mostrando mi ha detto che nonostante le tante richieste, alcune ricevute anche dall'estero, nessuno aveva manifestato la volontà di acquistarla e di conseguenza in casa erano quasi propensi a rottamarla per liberare il box. Ho pensato che rottamare quella vettura sarebbe stato un vero e proprio delitto, anche perché non credo che il nonno sarebbe stato d'accordo. E senza quasi nemmeno pensarci, ho fatto la mia offerta e questa è stata accettata subito. Non convinto del tutto, mi sono riservato la facoltà di dare una risposta definitiva nei giorni a seguire, ma già il giorno successivo ho confermato l'acquisto.
Qualche giorno dopo ho fatto il passaggio di proprietà e ai primi della settimana successiva, precisamente martedì 18 giugno, grazie a un amico e al suo carrello, siamo andati a portarla a casa. La 18 è arrivata nel mio cortile alle 20:40, dopo un viaggio tranquillo sotto una cappa afosa che preannunciava il caldo torrido che da allora attanaglia la mia isola. Dopo averla scaricata dal carrello e guidata la prima volta, ho notato subito che le premesse non erano buone. Si sentiva un forte rumore dall'avantreno, lo sterzo sembrava un po' vago e il motore a tratti andava a 3. Certo, ero consapevole di aver acquistato una vettura di 42 anni senza averla provata e quindi ero pronto a qualsiasi evenienza, ma non avevo voglia di fasciarmi la testa prima di romperla e quindi, dopo averla parcheggiata in cortile, non ci ho pensato fino al giorno dopo, quando ho fatto un'analisi dettagliata della situazione. Ho iniziato ad analizzare la carrozzeria, che confermava le impressioni avute durante la prima analisi. Era necessario lavarla bene, eventualmente lucidarla e valutare cosa fare con i vari graffietti. C'era anche un faro posteriore con una scheggiatura sul bordo. Sono passato poi agli interni, che apparentemente non avevano necessità di cure particolari. Erano ben puliti, ben tenuti. Solo alcuni particolari erano un po' invecchiati, come la finta cromatura sui pannelli porta e quella sul volante e sul cruscotto. Mi sono accorto che c'era da fissare il sedile di guida, sulla parte anteriore, situazione che mi è capitata su tante vetture francesi, probabilmente il tipo di staffa utilizzata. Infine, la lancetta del tachimetro, come spesso capita su auto di produzione francese prodotte tra gli anni 70 e gli anni 90, era letteralmente deformata dal sole. Mi sono concentrato quindi sul vano bagagli. Aperto dalla particolare maniglia a rotazione, il vano appare decisamente capiente e conteneva la ruota di scorta, che dovrebbe essere invece esterna, appesa al fondo del bagagliaio, un piccolo estintore e una curiosa borsa. Quando l'ho girata, ho letto la scritta Bocciofila Sassarese e mentre la spostavo mi sono immaginato l'anziano proprietario che a quasi 90 anni, con la sua 18, a tardo pomeriggio andava ancora a giocare a bocce con gli amici, un quadretto che rimanda a storie d'altri tempi. Nel bagagliaio si sente abbastanza chiaramente l'odore di benzina e so che questa è una delle caratteristiche della 18, di tutte le 18, visto che si manifesta praticamente in tutti gli esemplari. Sarà una delle cose che controllerò più avanti. La fase iniziale del processo analitico sulla vettura non era andata male. Ora era il momento del reparto meccanica, quello che scatenava i miei pensieri meno positivi. Dopo aver aperto il cofano, ho iniziato a controllare a fondo ogni aspetto. Tutti i manicotti del raffreddamento erano decisamente logori e ho notato che erano ancora quelli di primo equipaggiamento. Alcuni erano particolarmente croccanti e sono sicuro che al primo sforzo sarebbero esplosi. Anche i tubi della benzina erano vecchi e sicuramente ancora quelli originali. C'era una patina oleosa che ricopriva il tappo delle punterie e parte del vano motore, gran parte del vano motore, ma anche la superficie interna del cofano, dovuta alla rottura del tubo di recupero dei vapori di scarico. Inoltre, le cuffie della scatola sterzo erano spaccate e c'erano ovunque segni di una fuoriuscita d'acqua calda in pressione. Questi erano tutti gli aspetti negativi. Ho iniziato quindi a prendere nota di tutti i lavori da fare e di tutti i componenti che mi sarebbero serviti per riportare ad un accettabile grado di affidabilità la 18. La parte inferiore della macchina evidenziava le cuffie dei giunti omocinetici rotte, la totale assenza delle boccole della barra stabilizzatrice, e questo spiegava il forte rumore metallico che avevo sentito scaricandola dal carrello, le biellette della stessa barra abbastanza logore, ma anche il terminale di scarico e il regolatore di frenata nuovi. Stando a quanto dichiarato da chi mi ha mostrato la macchina, la frizione e i freni erano stati sostituiti di recente e in effetti entrambi funzionano correttamente. Fatta la lista della spesa, ho ordinato tutti i pezzi necessari e mentre aspettavo l'arrivo del pacco mi sono dedicato alla carrozzeria. L'ho pulita accuratamente, l'ho lucidata, ho rinnovato le parti estetiche più invecchiate, come i sottoporte e la calandra, e ho restaurato i rarissimi copricerchi originali Renault che mostravano più che ogni altro componente il passare degli anni. I fondi della macchina sono sani e non ci sono tracce di ruggine perforante, ma solo qualche piccolo segno di contatto con il terreno. Anche la carrozzeria nel complesso è buona. La vernice è lucida, ci sono vari segni, ma davvero pochi se consideriamo gli anni della vettura, e il fatto che è stata guidata per tanti anni da una persona anziana e quasi sempre nel bel mezzo del traffico urbano. E va anche detto che in tutto questo tempo è comunque sempre stata ricoverata in garage.
Ci sono alcuni segni di ruggine superficiale sui passaruota e alcuni bolli che sembrano facilmente recuperabili. Un'attenta analisi ha rivelato che sicuramente la vettura ha subito un leggero tamponamento sul lato posteriore destro, riparato, credo, almeno 30 anni fa. Dopo averla pulita e lucidata e dopo aver sgrassato e pulito i cristalli, che sono abbronzati, ho deciso di lasciarla così, con quei leggeri segni del tempo che le danno un po' di fascino perché testimoniano la storia vissuta. Mi sono allora dedicato agli interni. Ho solo dato una veloce passata di aspirapolvere, quasi superfluo visto che non c'era quasi traccia di sporco, e controllato il corretto funzionamento di ogni particolare. I sedili rivestiti in velluto sono ancora in buono stato e per preservarli ho acquistato delle foderine trapuntate in colore abbinato alla vettura. Terminati i lavori di cura estetica, mentre guardavo la mia nuova auto pulita e lucida, ho avuto come pensiero che questa 18 in effetti mi stesse chiamando da mesi, perché aveva bisogno di cure e perché ancora non era giunta la sua ora. E in quel momento ho provato quasi tenerezza per questa vettura e per la sua storia, quella di un'auto che per 41 anni è stata fedele compagna del suo unico e amorevole proprietario, che per tutto quel tempo l'ha tenuta con cura e che aveva dovuto lasciarla senza preavviso. Una macchina che aveva rischiato di essere soppressa. Ma oltre alla storia di questa specifica 18, mi ha appassionato quella del modello in generale, una vettura che ha rappresentato un grandissimo successo planetario per la Renault e che ancora oggi è amatissima nella sua terra d'origine, ma anche in Spagna e soprattutto in Argentina, dove è ancora diffusissima. Nell'attesa dei ricambi, ripercorriamo insieme le tappe fondamentali. La 18 nasce per sostituire la 12, nata nel 1969, modello apprezzatissimo dalla clientela più affezionata del marchio francese, che è stato venduto in oltre 4 milioni di esemplari e costruito per quasi 35 anni in giro per il mondo, di fatto una delle auto più longeve di sempre. A inizio 1976, quando si definisce il progetto della sua sostituta, lo stile della nuova berlina viene affidato al nuovo designer della Renault. Quel visionario che risponde al nome di Roberto Prohn, uno dei più prolifici, innovativi e personali designer automobilistici, che già in Citroën, da dove era appena arrivato, aveva realizzato auto originali che hanno accresciuto la fama della casa del Double Chevron. Tra queste sicuramente la GS, la CX, ma anche la bellissima SM, e va riconosciuto anche il suo contributo alla definizione delle linee dell'amatissima Diane. In Renault, dove originalità e innovazione erano dei saldi principi, Opron resta fino al 1988 e realizza tanti modelli molto importanti per la casa francese, come la Fuego, che in pratica rappresenta la versione coupé della 18, la 9, la 11, la 25, ma anche una sportiva come la famosa Alpine GTA, nota anche come V6 Turbo. Dal 1988 Opron passa alla guida del centro stile Fiat. E in quel periodo la sua opera più importante è l'originalissima Alfa Romeo ES30, meglio nota come SZ. Con la 18, Opron affronta il tema della berlina di fascia medio-alta con stile e originalità. Riprende solo alcuni stilemi della produzione Renault e si riallaccia al design della 12 solo per i volumi anteriore e posteriore leggermente inclinati. Per il resto, inventa forme nuove che mescolano vecchio e nuovo magistralmente. I volumi inclinati sono armonicamente raccordati al padiglione e si nota come Opron sia riuscito a intersecare linee tese tipiche della produzione degli anni 70 con congiunzioni morbide che al momento della presentazione della 18 appaiono decisamente moderne e innovative e le permetteranno di restare sul mercato per tanti anni senza subire alcun restyling invasivo. Tra le novità mostrate dal design della 18, il cofano motore a coperchio, che sarà imitato su tante auto successive, come le Fiat Regata e Croma. Gli inediti gocciolatoi aerodinamici sul tetto, che sostituiscono quelli arcaici e poco aerodinamici a grondaia, che erano presenti su quasi tutta la produzione automobilistica dell'epoca e che resisteranno per almeno altri 15 anni su tante auto. E gli spigoli smussati raccordati anche ai gruppi ottici. La linea che ne deriva è di quelle riuscite, sicuramente non di quelle che tolgono il fiato, ma ha il grosso pregio di piacere quasi a tutti. La 18 viene presentata ufficialmente al Salone di Torino del 1978 e subito ottiene un gran successo. Inizialmente è offerta con due motorizzazioni, un 1.4 da 64 cavalli e un 1.6 da 79, ed è disponibile in tre allestimenti.
TL e GTL con il 1400 e GTS con il 1600. La GTL e la GTS avevano una dotazione di accessori completissima che comprendeva anche alzacristalli elettrici, chiusura centralizzata e tergilavafari, spesso assenti in vetture ben più prestigiose. Nel 1979 viene presentata la versione station wagon denominata Break, che conserva motori allestimenti della berlina, la quale viene ora offerta anche in versione semplificata e economica. A luglio 1980 viene presentata la versione a gasolio della 18, disponibile in due allestimenti, TD e GTD, che riprendono a grandi linee quelli TL e GTL a benzina, offerta sia in configurazione berlina che break. Sarà uno dei diesel più venduti dei primi anni 80. A settembre 1980 viene invece presentato quello che è il modello più famoso e rappresentativo, la 18 Turbo, primo esempio al mondo di berlina a quattro porte e tre volumi sportiveggiante di classe media, dotata di un motore sovralimentato con turbo, un 1600 da 110 cavalli, derivato da quello della GTS, che la spingeva a oltre 185 km/h. Novembre 1981. La Renault 18 subisce un leggerissimo aggiornamento che prevede lievissime modifiche estetiche e meccaniche, e la mia 18 fa parte di questa serie. Praticamente invariata nel disegno della carrozzeria e degli interni, questa versione si distingue esteticamente per i trasparenti degli indicatori di direzione bianchi, per le maniglie porta in plastica e non più cromate, per il rivestimento del bagagliaio in agugliato grigio e non più in vinile nero. La versione GTL, quindi la mia, non offriva più i tergifari nella dotazione di serie, ma era ora dotata della quinta marcia. Ci sono anche vari aggiornamenti meccanici che riguardano le sospensioni, i freni, il carburatore, il sistema di aspirazione e il servofreno potenziato. La GTL era offerta anche con motore 1600 da 74 cavalli e alla GTS, con questo motore, ne viene affiancata una versione potenziata a 96. A marzo 1982 viene ridisegnato l'interno, ora più moderno. In questa occasione la versione top di gamma, la Turbo, è potenziata a 125 cavalli, con un ovvio incremento delle prestazioni. La velocità massima effettiva ora è superiore ai 190. Nel 1983 è la volta di quella che, assieme alla Turbo, è la versione più interessante della storia della 18, la Break 4x4, realizzata dalla Renault in collaborazione con la Steyr Puch, uno dei primi esempi in assoluto di vettura familiare a trazione integrale, disponibile a benzina o a gasolio. Nel 1984, a 6 anni dall'esordio, l'evoluzione della gamma della 18 non si ferma. A gennaio viene annunciata la versione a gasolio sovralimentata, chiamata Turbo D, che abbina ad un allestimento molto simile a quello della turbo a benzina una variante sovralimentata del motore 2068 diesel che ha una potenza di 88 cavalli. E con 175 km/h fa della 18 una delle diesel più veloci in assoluto sul mercato. A luglio la 18 è sottoposta a un leggero restyling che mostra principalmente una nuova calandra con profilo superiore aerodinamico e verniciato in colore carrozzeria, ispirato al design della nuova 25, una plancia leggermente differente e allestimenti più curati. In questa occasione vengono inserite due nuove versioni, la GTX, che diventa la versione più lussuosa, con un allestimento ricco e curato, abbinato ad un motore da 2 litri e 104 cavalli derivato dalla Fuego, e la 18 Break 4x4 TX, che ha lo stesso motore e un allestimento simile, che però non è commercializzata in tutti i mercati. Questo restyling, conosciuto come Type 2, accompagnerà la 18 fino a fine carriera. Negli ultimi anni di produzione vengono inserite due serie speciali, la American e l'American 2, su meccanica della GTS, caratterizzate da un equipaggiamento particolarmente ricco e dalla verniciatura bicolore. Questa fortunata vettura, prodotta complessivamente in oltre 2 milioni di esemplari, verrà ritirata dal mercato tra il 1986 e il 1987, sostituita dalla 21, ma in alcuni paesi, come la Francia e la Spagna, dove è molto apprezzata, resterà a listino fino al 1989. La sua produzione però non cessa. Infatti la 18, che al pari della 12 è stata prodotta in tantissimi paesi in giro per il mondo, come il Messico, l'Uruguay, la Spagna, la Costa d'Avorio, il Venezuela, gli Stati Uniti e l'Australia, continuerà ad essere assemblata e commercializzata fino ai primi anni 90. Ma la nazione che è più legata alla 18, oltre Francia e Spagna, è l'Argentina,
dove questo modello è ancora oggi considerato un monumento nazionale, visto che in questo paese è stata assemblata fino al 1994 e commercializzata fino al 1996, e dove ancora oggi è un modello molto amato e diffuso. La 18, quindi, oltre ad aver avuto una lunga, prolifica e fortunata carriera, oltre ad essere stata commercializzata praticamente in tutto il mondo, compresi gli Stati Uniti e il Canada, con versioni specifiche, oltre ad aver offerto tante versioni interessanti, resta un modello molto importante non solo per la Renault, ma anche per tanti automobilisti che hanno potuto contare per tanti anni sulla sua proverbiale robustezza. Robustezza che le ha anche permesso di partecipare a raid massacranti come la Paris-Dakar e di correre in tanti rally, soprattutto in Argentina. Ora che ne sappiamo un po' di più su questa vettura, continuiamo a fare conoscenza con la mia 1004 GTL del 1982. Eravamo rimasti alla fase in cui aspettavo i ricambi. Questi sono arrivati in una decina di giorni, ritardando il mio tabellino di marcia. Ma una volta consegnati, ho iniziato i lavori che sono stati rallentati da alcuni pezzi arrivati sbagliati. Tra questi la cinghia trapezoidale, le boccole della barra stabilizzatrice, le cuffie dei giunti omocinetici. Tutti i ricambi che ho provveduto a ordinare una seconda volta. E nel frattempo ho cambiato vari pezzi, come motorino ovviamente alternatore, con ricambi ricondizionati. Poi è arrivato il turno dell'impianto di raffreddamento, che fin dall'inizio mi aveva fatto sorgere tanti dubbi. Ho smontato tutti i manicotti e visto che di tutti quelli ordinati me ne è arrivato solo uno. Ho quindi provveduto a realizzarli artigianalmente. Ho acquistato tutto il materiale necessario, come tubi gommati per alte temperature e alte pressioni di varie sezioni, e in questo modo ho costruito i vari segmenti necessari. Il manicotto originale in cui è inserita la vite per lo sfurgo era di difficile reperimento e ho trovato quello di una Fuego, fondo di magazzino, che mi hanno assicurato essere perfettamente compatibile con la 18. Per cui, una volta arrivato, ho provato a montarlo, ma ho dovuto constatare che aveva la curva in direzione differente rispetto a quella originale ed inoltre era più corto di qualche centimetro. Ho quindi tagliato a metà il manicotto e grazie a una prolunga metallica ho realizzato il manicotto giusto. Ho provveduto a eliminare i due raccordi che portano acqua al carburatore perché erano tappati. Ho sostituito la pompa dell'acqua, che era ancora quella originale, che ha durato ben 42 anni, e quindi mi sono dedicato al riscaldamento. Ho notato che il cursore nell'abitacolo che regola la temperatura era bloccato e ho quindi studiato l'intero impianto. Il cursore era stato bloccato volontariamente, così come era bloccato il rubinetto sul vano motore. Questo ha fatto sorgere alcuni dubbi e ho quindi provato a bypassare il rubinetto alimentando direttamente la stufa del riscaldamento. Risultato: perdeva acqua al radiatore del riscaldamento. Ecco perché l'avevano eliminato. Per poterla utilizzare quanto prima, ho fatto una cosa simile. Tramite un lungo tubo ho realizzato un ampio circuito, così da contenere più acqua possibile, e ho bypassato anche io il riscaldamento, collegando il tubo direttamente sulle uscite sul corpo della pompa acqua. Per migliorare lo sfurgo, ho inserito un rubinetto nella parte più alta del tubo e ho quindi collegato tutti i tubi, non prima di aver pulito a fondo l'intero circuito, dal quale è uscita acqua decisamente sporca. Una volta pronto, ho riempito di acqua il circuito e provato la messa in moto. Il motore è partito quasi subito, ma ho notato che c'erano alcuni problemi di circolazione dell'acqua e che si creavano diverse bolle d'aria. Ho così dovuto lavorare davvero a lungo e duro per riuscire a far funzionare correttamente il mio nuovo impianto. E ho dovuto lavorare a fondo per sfurgare alla perfezione il circuito, ma poi il funzionamento mi ha gratificato. Il dubbio che avevo sulla tenuta della guarnizione della testata è per fortuna sfumato. La vettura va in temperatura abbastanza in fretta, ma consideriamo che da oltre un mese qui abbiamo temperature superiori ai 30 gradi e nei giorni in cui ho fatto le prove eravamo costantemente tra i 36 e i 38, quindi abbastanza normale. Detto questo, l'acqua ora circola correttamente, la ventola si accende regolarmente, la temperatura resta costantemente sui 90 gradi. Ora posso dirmi soddisfatto. Più avanti, sempre se tengo questa 18, cercherò di aggiustare il riscaldamento, mentre a breve voglio inserire un interruttore per comandare manualmente l'azionamento della ventola, un'operazione che consiglio vivamente di fare su tutte le auto di una certa età, che consente di riuscire a raffreddare il motore a piacimento e di salvarlo da gravi conseguenze qualora il bulbo smetta di funzionare. A brevissimo poi svuoterò l'impianto dell'acqua e inserirò del liquido refrigerante, ma prima voglio provarla ancora per qualche giorno. Una volta fatte queste prove, ho notato che il motore non girava più regolare come la prima volta che l'avevo sentito.
Ho notato che uno dei cavi candela, che apparentemente erano recenti, era lesionato e disperdeva corrente. Ho così acquistato sia cavi che le candele. La sorpresa quando ho smontato queste è che non ce n'era una uguale ad un'altra. Fatto questo, il motore ora gira regolarmente e ha anche una bella rapidità nel prendere giri. Mi resta ora da capire perché non tiene il minimo. Ho visto che manca un tubicino e dovrebbe o potrebbe dipendere da questo e ci sto lavorando in questi giorni. Vi aggiornerò magari in un prossimo video. Per finire, ho cambiato tutti i tubi benzina e tutte le fascette e il filtro aria. L'olio non l'ho cambiato perché era stato sostituito più o meno 15 mesi fa e da allora la 18 ha percorso davvero pochissimi chilometri e comunque, anche a vederlo, sembra ancora nuovo e non contaminato. Una volta terminati questi lavori, mi è arrivato il secondo pacco di ricambi, che però mancava di alcune cose, come le cuffie di giunti e le boccole della barra stabilizzatrice. Per queste ultime mi sono dovuto arrangiare. Ho modificato la copia che mi era arrivata sbagliata, che aveva un diametro interno inferiore. Le ho tagliate a metà e le ho montate inserendo un tassello in gomma dura tra le due parti e serrando il tutto. Ho fatto il primo giro di prova e vanno bene. Il rumore è scomparso. Resta quello delle biellette laterali, che sono abbastanza stanche e sicuramente da sostituire a breve. Ho fatto un primo giro di prova che purtroppo non ho potuto filmare e la macchina è andata benissimo. Era una giornata caldissima e lei non ha sofferto troppo, con la ventola che si inseriva sistematicamente e la temperatura costantemente sui 90. Durante il giro mi sono accorto che il giunto mocinetico destro è abbastanza rumoroso e spero che con una nuova cuffia e nuovo grasso si riprenda, anche se il rumore è davvero forte. Altre cose che ho notato durante il giro, il rumore dallo scarico causato da un piccolo foro sulla parte di congiunzione tra il nuovo terminale e il tubo, che dovrò sistemare. Infine, la scatola sterzo ha un po' di gioco, accentuato dalle boccole dei trapezi anteriori che sono da cambiare. Queste le ho già reperite e vediamo quando sarà possibile sostituirle. Ultimo lavoro che ho fatto, la sostituzione delle cuffie della scatola sterzo. Ora la vettura ha raggiunto un buon grado di efficienza e sono pronto ad utilizzarla, ma intanto è sorto un duplice problema. Da quando ho fatto il passaggio, ormai più di 40 giorni fa, non mi è stato ancora consegnato il nuovo libretto. In motorizzazione hanno fatto un casino con la trascrizione dei dati e si è arenata la pratica e ancora oggi non capiscono o non vogliono capire come risolvere la questione. Fino ad ora sono stato tranquillo, ma posso sicuramente ammettere che la pazienza è finita e che ho già fissato un ultimatum, oltre al quale prenderò le mie decisioni a riguardo. Insomma, sempre le solite situazioni all'italiana. Già si pagano un sacco di soldi per i passaggi di proprietà, che hanno dei costi assurdi. Così come tutte le tasse che colpiscono le auto e gli automobilisti. In più dobbiamo quotidianamente sopportare questi disservizi, causati spessissimo da anomalie del sistema, ma altrettanto spesso da impiegati che o non sanno fare il proprio lavoro o non ne hanno voglia. Disservizi che sembrano sempre gli stessi da oltre 40 anni. Con questo non voglio dire che tutti gli impiegati lavorano in questo modo, ma molti sì. Comunque, il problema del libretto ne ha generato un altro. A luglio è scaduta la revisione. E senza libretto non è possibile farla. Per cui devo aspettare che mi venga consegnato e nel frattempo non posso utilizzare l'auto. Da una parte questo è un bene, così che non stresso quel giunto rumoroso. Dall'altra è un male, perché non la posso guidare e questo mi impedisce di conoscerla meglio, di viaggiarci e soprattutto di realizzare un video in cui vi mostro le sue caratteristiche su strada. E questa situazione, se non si risolve presto, mi impedirebbe anche di andare a un raduno di autostoriche a cui sono stato invitato a breve. Per tutte queste cose vi aggiornerò nel prossimo video, dedicato alla 18, nel quale vi illustrerò anche le caratteristiche tecniche e alcune delle sue peculiarità. Per il momento sono contento di essere riuscito finalmente a presentarvela e spero vi sia piaciuta. Ora aspetto i vostri commenti e i vostri pareri sotto al video. E vi ricordo di mettere i like, di iscrivervi al canale e attivare la campanella se ancora non l'avete fatto. E vi ricordo ancora una volta che è possibile abbonarsi a Pirata Design. È un gesto semplice e di bassissimo costo, meno di un caffè, che permette al canale di crescere e a me di portarvi sempre nuovi contenuti. Per cui, con questa richiesta di supporto, vi saluto e vi aspetto al prossimo video. Ciao!